Ok, coach, ben ritrovati dal vostro Andrew Link in questo nuovo video di Razzle Eleven Go Chronostones 2. Ok, eccoci alla macchina del tempo allora. Ti biglietto, ci meglio in posizione. Può andare in una nuova area, cammino imperiale. Agendo a bordo della macchina del tempo ti porterò ovunque tu voglia, indipendentemente dall'epoca storica. E qui allora. Pronti, pronti? Bene! È l'assalto stavolta, dai. Eccoci. Siamo arrivati giusto in tempo. Bravissimo Wanderbat. Ma sembra che la partita sia già cominciata presto, dobbiamo sbrigarci. Oh, il nostro arrivo deve essere coinciso con l'orario stampato sul biglietto. Chi è che fa il biglietto poco prima di entrare? Si fa sempre molto prima. Chi è quell'ignorante che fa il biglietto? Dai. Ok, pare che ci sia tutto quanto a posto. Basi, dai, penso che possiamo andare allora. Non c'è nulla. Qui che dice niente. Entriamo. Mamma mia, che urlo. Oh no, non sarà. Sì, vabbè, ma però l'ha ucciso per fare un urlo del genere. Gol! La squadra giapponese segna l'ottavo gol sull'onda di una potenza mai vista! Gli infortunati tra le file americane continuano a aumentare. Per quanto altro tempo potrà andare avanti questa partita? Per poco. È terribile! Quindi è così che gioca la Protocollo Omega. Perché non fermano l'incontro? Perché nessuno dice niente? Ecco perché. Le menti degli spettatori sono tutte sotto il controllo del dispositivo sferico. Quindi nessuno si rende conto di quello che sta succedendo a parte gli spettatori a casa. Nessuno qui può intervenire. Sembra proprio di no. Ah, sono arrivati finalmente. Ciao Beta. Finalmente ci incontriamo. Le pecorelle sono finite dritte nella tana del lupo. Come forse avrete notato, la squadra è cambiata. Siamo la Protocollo Omega 2.0! Piacere! Loli? Voi dovete essere Ferun e Famigerato Wanderbat, supponghi, sono Beta. Che cosa è successo ad Alpha? Alpha ha detto, vediamo cosa posso dire al riguardo. Diciamo che era tempo di lasciarla andare, un vero peccato. Hai lasciato che la Protocollo Omega venisse sconfitta, è inammissibile. Sono desolato. Abbiamo esaminato le cause della disfatta e abbiamo preso una decisione. Charlie, Bravo, Echo e Alpha, siete sollevati dall'incarico, verrete mandati al centro di detenzione e correzione. No, signore, ci dia un'altra possibilità, la prego. Proprio quelli che stavano lì sopra. Che strano, eh? E ora avete scelto di mettervi contro la nostra bella squadretta nuova di zecca. Non perderemo di certo contro delle ruote sgonfie come voi. Ci regalerete il calcio che vi piaccia o no? Oh, per quanto mi dispiace contraddirvi, tesorini, credo proprio che sarete voi a perdere. Parla, parla. Devo ancora vedere quello che sai fare. Lo stesso vale per me. Presto scopriremo chi aveva ragione, non trovi? Ma una partita devo fare, ne stiamo 8-0. È impossibile! No, non possiamo farcela! Boh, cominciamo allora. Le ostilità stanno per riprendere in questa dura contesa tra Giappone e Stati Uniti. La squadra americana ha concesso un largo vantaggio al Giappone. Riuscirà a recuperare? Quindi, noi siamo gli Stati Uniti e loro sono il Giappone. Ci capisco sempre meno. Non mi pare il momento di avere una crisi di identità. Il piano della Protocollo Omega è quello di sfruttare questa partita per farci credere al mondo che il calcio è pericoloso e spietato. Ci andranno giù pesante. Quindi attenti, mi raccomando. Quindi attenti, mi raccomando. Va bene. Ai ai ai. E mo? Uff. Ma dai. Oh, USA United. Con l'unicorno.
Vabbè, vediamo un po' questi giocatori nuovi. Allora, praticamente sono... Oscar, chi è? Vabbè, sempre le stesse tecniche hanno, non è che cambiano. Fissione e fusione, tiro lungo. Vabbè. Stadio del Cammino Imperiale. È tutto pronto nel gremito stadio del Cammino Imperiale della squadra americana, sta per dare via all'incontro. E boh, a caso, perché tanto ora ci prendono palla. Forza Foxtrot. Foxtrot? Foxtrottle? E il giocatore del Giappone Foxtrot ha rubato palla agli Stati Uniti con un attacco di rara violenza! Stanno giocando in modo davvero aggressivo. Sembra che in questa partita non ci siano regole di nessun tipo. Mettetecela tutta, mocciosi! Se continua così, calcio si guadagnerà senza dubbio la reputazione di sport violento. Dobbiamo fermarli in qualche modo. Riempi la barra di avanzamento? Va bene, riempiamola. Ryo, ma non hai nessuna tecnica per difendere il pallone? Per difendere la tua area di gioco? Quindi per offensiva. Grande muraglia. No. Tu neanche, perché hai pinguini. Ma non è invincibile, quindi si potrebbe fermare. In teoria. In teoria dovrei parare. No. Ah sì. Ah, meno male. Levati però, levati dalle scatole. Via, subito, su. Meno male, meno male. Ok. Quindi ora con lo spirito dovrei essere, dovrei solo fare... Ecco, solo evoca. Non posso fare l'armatura. Beh, non per il momento, perché prima potevo farla, perché tutti quanti gli altri Arion delle altre linee parallele erano in sintonia con il nostro Arion che tutti conosciamo. E... pugno di Pegaso, allora vediamo. Sono abbastanza vicino, quindi 406. Un 390, 372, poco ragazzi, poco. È diminuito di molto. Ah! Perché Miximax, dove sei? Vabbè, questi giocano proprio... sono fatti per giocare duro. Miximax Trans! Vediamo un po'. Cos'è? Dov'è? Oh. Beh, un tiro normale, dai. Un tiro normale giusto per tirare. Ma stordito cosa? È inutile che la fate, è inutile. Boh, Lima. Sto Lima mi sta un po' sulle scatole. E vabbè, però, sopra tutti, supera. Gabi. Almeno tu, Gabi. Grazie, Gabi. Oh, non è caldo. Fa caldo proprio.
Era ora. Sì, 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 eccellente. E ora? Come corre? Le donne che giocano a calcio non corrono così. Ve la siete cercata! Mo sei incazzata proprio. Adesso, signora dei conflitti, vieni a me! Armatura! Oh, calmati! È invincibile! E ci tira pure! Però... Praticamente è una loli tsundere e in parte anche yandere, ma non per un senpai, credo. Anche se non so se lei ha un qualche tipo di attrazione verso il capo della Eldorado, perché da come si pone è molto tsundere lei. Gol! La squadra giapponese mette la palla in rete! Dovevo aspettarmelo, anche lei può evocare uno spirito guerriero. Oh no, ce la faranno? Non ti preoccupare, Arion dovrebbe saper usare l'armatura del suo spirito guerriero alla perfezione. Sì, la speranza è l'ultima a morire. In che senso? Beh, non ci resta che aspettare e vedere, no? No, è finita la partita. A primo tempo ancora? Ah. Indosserò l'armatura del mio spirito guerriero come ho fatto prima. Così riuscirà finalmente a segnare. Oh, Super Pegaso alato! E invece no. Non ci sono riuscito. Oh no, proprio come temevamo. Perché? Perché non funziona? Perché finisce il primo tempo. Mamma mia. Cos'è successo, Arion? Non lo so. Perché non sono riuscito a indossare l'armatura? La mia è solo una supposizione, ma credo che sia per la mancanza di una risonanza come quella che c'era l'ultima volta. Oh? Subito dopo l'interruzione, le fluttuazioni nella linea temporale hanno fatto sì che più Arion esistessero in tanti mondi paralleli. Però? Quindi hai potuto usare la risonanza delle diverse copie di te stesso per aumentare la tua potenza. Ma da allora le fluttuazioni legate alla Raimon si sono stabilizzate, i mondi paralleli sono spariti e con essi il fenomeno della risonanza. E quindi c'è solo un Arion ora. Non capisco, vuoi dire che non posso indossare l'armatura? No, non puoi. Se vuoi riuscirci dovrai aumentare il tuo potere e imparare con i tuoi mezzi. Oh. Non ci pensare, Arion, non sprecare energia nel tentativo di fare qualcosa di impossibile. Giusto. Tutto quello che possiamo fare per ora è raccogliere le forze che effettivamente abbiamo e combattere la Protocollo Omega. Va bene. Sta per cominciare il secondo tempo. Vediamo se gli Stati Uniti hanno qualche asso nella manica in questa amichevole transpacifica. Non credo. Un 9-0 è impossibile da recuperare. Beta, esegui il piano. Sì, signore. Non ci siamo. Sherwin viene letteralmente abbattuto dall'attacco aggressivo di November. Era fallo, ma sembra che il fischiare sia passato di moda. La squadra giapponese continua infatti a giocare imperterrita. Ma c'è il controllo mentale, quello non dovrebbe vedere nulla. Ed ecco un'altra giocata fallosa da cartellino rosso. Ma la squadra giapponese non si ferma. Incredibile! I giocatori giapponesi ignorano l'arbitro e continuano a giocare. Non ho mai visto niente di simile. Questo non è calcio, è violenza pura. Se la partita finisce così, la storia non verrà mai ristabilita. Che cosa facciamo? Niente, è invincibile. È inutile. Non possiamo neanche provarci. Faccio presa, ma è inutile. Carino.
molto carino. Che cosa possiamo fare? Ciao, Fei. Eh? Ora possiamo finalmente parlare un po'. Non c'è traccia della tua esistenza negli archivi dell'Eldorado. Ma siccome sei in grado di saltare nel tempo e di usare i doppioni, il tuo livello tecnologico deve essere avanzato quanto il nostro. Sei un elemento anomalo che sembra votato a opporsi all'Eldorado. Ti chiedo perciò, che cosa sai esattamente? Rispondi, chi sei? Perché ficchi il naso nei nostri affari? Io sono Fei. Fei Rune. E voglio salvare il calcio dalla vostra minaccia. Quindi continuerai a porti a noi? Sei davvero adorabile. Bene, come preferisci. Ma non dire che non ti ho avvertito. Siamo di fronte a una partita senza precedenti. Se questa barbarie espressa dalla selezione nipponica si può definire partita, possibile che questa sia la più grande disgrazia nella storia del calcio giapponese? Non perderò. Mi riprenderò il calcio. Arion, 10-0. Non so se ho reso l'idea. Ecco, facciamo anche 11-0, tanto che ci siamo. È inutile. Cioè, ha lanciato 38 di potenza, 32 di potenza. Respinta a 48 e aumentato a 72. La squadra giapponese ha aggiunto un'altra rete al suo totale. Aspettate un attimo. Sembra che gli ufficiali di gara stiano interrompendo la partita. Sì, l'amichevole internazionale finisce qui. Vorrei vedere. Che spettacolo spregevole. Una disgrazia per il nostro paese e per tutto lo sport. Che schifo. Ah però. Saliamo di livello anche se perdiamo. Troppa violenza! Mancanza totale di sportività! Tutti i giocatori della squadra americana sono infortunati! È mai possibile che questa squadra sia stata scelta per rappresentare la nostra nazione nel mondo? Che vergogna per il Giappone! Davvero. Modalità controllo mentale. Che succede? Penso che con queste interruzioni abbiamo finito. Non trovate anche voi? Tutta la vostra passione per il calcio verrà ora spazzata via. Non metterete più i bastoni fra le ruote alla Eldorado. È proprio il tsundere. Che cos'è quella luce? Fei, sei un soggetto pericoloso. Per questo motivo la tua esistenza verrà sigillata. Ah. Così me lo dici? Senza scudo? Che cosa? In questo modo sarà una passeggiata a rintracciarti nel nostro database. Vai! Mano di luce, vai! Allenatore Evans! Dovete andare via, scappate! È inutile! Non siamo abbastanza forti per riuscire a batterli! Fate in fretta! Sì! Da questa parte! Professor Cryptix! Forza ragazzi! Salite a bordo! Si parte! Che cosa facciamo, capo? Lasciamo davvero scappare? Beta, cambio di programma. Sigilla Mark Evans. Bene, signore, provvedo subito. Sono già tutti a bordo! Manca solo lei, mister! Ok! Mister! Darion! Stai indietro! No! Mister! Allenatore Ivo! Calmati, Arion! Non puoi fare nulla per lui in questo momento! Dobbiamo andare! Allenatore Ivo! Oh oh, ci sono sfuggiti. Non importa. Abbiamo sigillato Mark Evans. La missione è compiuta. Mi chiedo una cosa. Quel pallone super tecnologico ha lo stesso suono del super tele. Com'è possibile?
Che cosa hanno fatto l'allenatore Evans? Quello che avete assistito è un esempio del fenomeno altresì conosciuto come sigillo. Sigillo? È stato trasferito in una dimensione di contenimento. Nello stato in cui si trova non sarà in grado di muoversi o parlare. Oh no, povero allenatore Evans. E non siamo nemmeno riusciti a riportare la storia come era prima. Ragazzi miei, non abbiamo molto tempo. Non possiamo permetterci il lusso di piagnucolare con l'umore sotto i tacchi. Dobbiamo decidere da farsi. L'importante è tenere duro e, quando saremo abbastanza forti, contrattaccare. Se l'allenatore Evans vi venisse qui a piangervi addosso, non sarebbe contento, vi pare? Yatta! L'orso ha ragione! Non vedo nessun orso qui! Non so voi, ma deprimermi non è nelle mie corde. È stata una perdita di tempo. Ed è una delle cose che ho imparato da Raimon. Immagino che tu abbia ragione. Se cademo a terra non possiamo fare altro che rialzarci. Non è quello che abbiamo sempre fatto? Giusto. Riporteremo indietro l'allenatore Evans e il nostro calcio. Sì, sono pronto. Beh, in questo caso credo proprio che dovrete cavarvela da soli. Non contate su di me. Ma di cosa parli? Boh, perché mai mi sono messo in testa di diventare un calciatore? Sì, è proprio come andare in cerca di guai. Proprio così, amico. Cioè, io lascio perdere, me ne vado a casa, mi butto sul divano e mi guardo un po' di TV. Che avete tutti quanti? Che hai tu, casomai? Siamo tornati in noi stessi, ecco cosa. Non ho tutta questa voglia di giocare ancora a calcio. Il solo pensarci mi fa venire la nausea. A che cosa pensavo quando ho deciso di unirmi alla squadra? Beh, tanto il calcio non ha mai portato niente di buono. Perché poi mi sono appassionato così tanto? Mistero. Cosa? Ma... Molto strano. Molto strano. Se ne sono andati tutti via. Che cosa è successo? Scommetto che ha qualcosa a che fare con le onde del controllo mentale. Onde? Come quelle di un forno a microonde? Sì, i raggi di luce emessi dal protocollo omica influenzano il modo di pensare delle persone. Quindi è per quello che hanno perso tutti quanti la loro passione per il calcio? In effetti credo che sia anche peggio di così. Temo che ora odino il calcio. Come sarebbe a dire odiano il calcio? Ma è davvero possibile che i nostri sentimenti cambino in questo modo? È più semplice di quanto sembri. Una mente sovraccarica e indebolita della disperazione si lascia influenzare senza troppa resistenza. Ma anche noi siamo stati esposti a quella luce, eppure non ci è successo niente. Per definizione, gli spiriti guerrieri sono la personificazione fisica della forza d'animo di un individuo. Deduco perciò che tale forza abbia respinto i raggi di luce come una barriera. Gli altri invece ne sono stati investiti direttamente. Che colpo basso. Costringere qualcuno a odiare il calcio contro la propria volontà. Ma perché? Perché fargli odiare il calcio? Il calcio non è cattivo. È terribile. Prof, non può fare niente per riportarli alla normalità? Il controllo mentale è una forma di ipnosi. Sconfiggere il protocollo omega vi porterà forse ad annullare il risultato delle loro azioni. Sconfiggerli? Ma se ci hanno appena stracciati? Dubito fortemente che ci sia un'altra via. Se non agirete in fretta, il controllo mentale potrebbe diventare permanente, e i vostri compagni odieranno il calcio per sempre. Oh no... Buona fortuna, ragazzi miei. Arion, che cosa facciamo? C'è solo una cosa che possiamo fare. Formare una squadra capace di battere la protocollo Omega. Ma ci riusciremo? Dobbiamo riuscirci. Solo così riavremo il nostro allenatore, i nostri compagni di squadra e il nostro calcio. Dobbiamo diventare molto più forti e riuscire a indossare le armature dei nostri spiriti guerrieri. Così batteremo la protocollo Omega. Le armature degli spiriti guerrieri? Sì, con quel potere non ci ferma più nessuno. Ma come impariamo a indossare le armature? Non lo so. Però... Tutti questi viaggi nel tempo hanno cambiato la storia in peggio. E io conosco un solo modo per migliorare. E sarebbe... L'allenamento! Se l'allenatore Evans fosse qui direbbe la stessa cosa. Sono d'accordo. Sì, Arion ha ragione. Avrei dovuto immaginarlo. Non preoccupatevi, andrà tutto bene. Speriamo. Pillole di calcio. È finito anche questo capitolo allora. Numero 2, gli elementi. Gli elementi, dici?
La tecnica usata sarà più potente se il suo elemento è uguale a quello del giocatore. E questo lo sappiamo. È importante scegliere anche l'elemento che funziona meglio contro il tuo avversario, quindi cerca di giudicare in base alla situazione. Beh, sì, in teoria è così. Ah sì, anche gli spiriti guerrieri hanno un loro elemento e usare quello più adatto può essere decisivo per vincere uno scontro. Beh, però dipende anche contro quale giocatore ti stai confrontando. Se tu hai uno spirito fuoco, quello ha uno spirito montagna. Insomma, è un po' difficile. Ad ogni modo, Cucci, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione vi ricordo sempre i link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!